Buonasera, buonasera da Onda TG, in apertura subito la notizia del giorno, colpo di scena questa mattina a Palazzo San Francesco durante la proclamazione degli eletti per Forza Italia dentro Alessandro De Gennaro, fuori Elisabetta Bianchi, così ha deciso la commissione mandamentale. Noi sentiamo tutto nel servizio. Le sorprese a Palazzo San Francesco non finiscono mai. Prima dell'insediamento del neosindaco Anna Maria Casini, la commissione elettorale questa mattina ha proclamato gli eletti in consiglio comunale. Nell'elenco dei nomi non figura Elisabetta Bianchi, l'esponente di Forza Italia, candidato sindaco al primo turno. Difenderà i colori del partito sugli scranni della minoranza Alessandro De Gennaro, il primo degli eletti della lista. Una proclamazione che ha spiazzato tutti, eccetto il segretario regionale del Partito Socialista Massimo Carugno, che nella vigilia del ballottaggio aveva già avuto modo di spiegare che l'apparentamento fra la lista di Forza Italia e il raggruppamento civico La città che vogliamo, guidato da Bruno Di Masci, avrebbe consentito l'ingresso in consiglio comunale dell'aspirante consigliere più votato e non del candidato sindaco. Una tesi di lì a poco sconfessata da Forza Italia, ma a giudicare dalla proclamazione di questa mattina, la tesi di Carugno si è rivelata fondata. Io non avevo predetto nulla e non l'aveva predetto il Partito Socialista, ma era stata una mia idea. Nell'ambito di una critica all'apparentamento Forza Italia di Masci, che sotto il profilo politico secondo me era del tutto inopportuna, mi ero permesso di osservare che tecnicamente non c'erano le condizioni perché l'avvocato Bianchi entrasse in Consiglio Comunale. E credo che la legge sia stata ben interpretata dalla Commissione Centrale perché quando una lista è apparentata con un candidato sindaco al primo turno e al secondo turno si apparenta con un altro candidato sindaco, siccome non è previsto avere due candidati sindaci apparentati, è chiaro che quello del primo turno perde il rapporto di parentela e quindi perde tutti i diritti che derivano da quel rapporto di apparentamento. Ciò che conta è che Forza Italia si è rappresentata in Consiglio Comunale, ha commentato Elisabetta Bianchi appena appresa la notizia. Verificheremo comunque la situazione, in quanto sussidole Ministero degli Interni risultavo tra gli eletti, aggiunge Bianchi. Alla luce della proclamazione ufficiale, il Consiglio Comunale risulta così composto: Luigi Santilli, Alessandro Pantaleo, Franco Di Rocco, Andrea Ramunno, Deborah D'Amico, Fabio Pingue, Katia Di Marzio, Angelo Amori, Mauro Tirabassi e Roberta Salvati per la maggioranza, Bruno Di Masci, Alessandro Lucci, Alessandro De Gennaro, Antonio Di Rienzo, Francesco Perrotta e Fabio Ranalli per la minoranza. E al comune di Sulmona si insedia il neosindaco Anna Maria Casini, che ha ricevuto oggi le chiavi della città. Sarò un sindaco ministro degli esteri, ha dichiarato ai nostri microfoni. Sentiamo tutto. Voglio far diventare Sulmona una città europea, portarla fuori dalle mura cittadine. Sarò un sindaco ministro degli esteri, un sindaco di strada, seppur anche il palazzo necessita del suo tempo. Si presenta così a Palazzo San Francesco il neosindaco Anna Maria Casini, che oggi ha ricevuto le chiavi della città dal comandante della Polizia Municipale, Antonio Litigante. È un sindaco di strada, ma insomma anche il palazzo necessita del suo tempo. Quello che spero di riuscire a fare più di tutti è riuscire a portare Sulmona fuori dalle mura cittadine e quindi essere anche un sindaco ministro degli esteri, quindi riuscire a muovere Sulmona oltre i confini della nostra città, farla diventare una città europea, ecco, questa è la mia ambizione. Con lei alcuni dei consiglieri di maggioranza neoeletti che hanno festeggiato l'ingresso a Palazzo Città del Sindaco con un mega brindisi. In attesa del passaggio di consegna formale, Anna Maria Casini ha visitato gli uffici del comune salutando uno per uno i dipendenti. Già oggi abbiamo un'agenda piena di appuntamenti, da domani partiremo con un lavoro proficuo, prosegue il neosindaco. Sulmona ha bisogno di tempi e risultati certi. Ha una sensazione molto bella, ho trovato tanto calore, un abbraccio virtuale non solo da parte dei dipendenti, questo mi fa ben sperare, ho visto un clima molto sereno finalmente e da domani riusciremo sicuramente a iniziare un lavoro proficuo. Sulmona aspetta dei risultati e noi siamo determinati a portarli nei tempi giusti, nei tempi ragionevoli per fare veramente il meglio per Sulmona. Fiera e soddisfatta dell'accoglienza ricevuta, Casini ha confermato che la giunta comunale sarà resa nota entro martedì prossimo. Confermo i tempi che avevo annunciato alla conferenza stampa di ieri. Martedì? Sì.
Sì. E all'indomani dell'elezione di Anna Maria Cassini a sindaco di Sulmona arrivano le raccomandazioni dell'associazione culturale Coeso, una squadra unita e compatta che sappia scendere in campo per il territorio, dice il presidente Giancarlo D'Alessandro. Attuare collegialmente l'atteso salto di qualità, restituendo innanzitutto dignità e autorevolezza ai ranghi di rappresentanza istituzionale, nei diversi ruoli designati e mandati che verranno assunti. E l'augurio e raccomandazione che il presidente dell'Associazione Culturale Coeso, Giancarlo D'Alessandro, rivolge al neo sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. La città di Sulmona, come un noto e valente calciatore autoinfortunato, avvilito nello spirito, poiché costretto forzosamente in panchina per lungo tempo e dunque impossibilitato a giocare le numerose partite da altri già disputate nell'ambito della propria geografia territoriale, fa nuovamente ingresso in campo, dichiarando di aver finalmente ritrovato lo spirito giusto, adeguate forze e idonea concentrazione. È fuori dubbio che quella in disputa si connota come una partita impegnativa, dove l'orgoglio identitario, l'ambizione, la scontata capacità di impegno sono già state in passato un cocktail di buone virtù sperimentate in assenza di risultati virtuosi, fa notare D'Alessandro. Oggi la vera necessità è quella di generare cambiamenti sostanziali e durevoli con una vision, una strategia, un programma e progetti dedicati che dovranno essere annunciati ed esposti entro poco tempo dell'insediamento, raccomanda il presidente di Coeso, che aggiunge: una rinnovata amministrazione pubblica di livello deve improntare l'efficienza e l'efficacia della propria azione su criteri gestionali innovativi che rispondono a modelli produttivi cuciti in modo sartoriale sulla dimensione organizzativa e qualità delle risorse umane che la compongono, valorizzandone le performance professionali. Gli obiettivi, le idee, la laboriosa lungimiranza dei nuovi amministratori sono la freccia, conclude, l'arco e la forza lavoro dell'ente. Blackout, rientra l'allarme a Pacentro, è stato un gruppo elettrogeno a restituire la luce alla città. Vediamo tutto nel servizio. Rientra l'allarme nel comune di Pacentro dopo il blackout che ha lasciato ieri pomeriggio il paese al buio. L'interruzione dell'energia elettrica sarà dovuta a un guasto nella rete Enel che alimenta l'intera città. La luce è andata via alle 16:45, ieri sera non pochi cittadini popolavano le piazze e i quartieri della città. Siamo tranquilli perché sappiamo che la situazione è sotto controllo, hanno spiegato i nostri microfoni, inevitabili disagi per le attività commerciali e ristorative. A rassicurare la cittadinanza è stato il sindaco Guido Angelilli, che ha richiesto un gruppo elettrogeno per restituire la luce al paese in attesa della riparazione definitiva del guasto. È stato attivato il gruppo elettrogeno e le abitazioni hanno l'elettricità. È stato anche individuato il guasto. Gli operatori sono già al lavoro perché tutto rientri nella normalità, assicura Angelilli. Torniamo a Sulmona per parlare dei bagni pubblici di Viale Roosevelt, dove regna ancora il degrado. Domenico Verlingeri. Bagni pubblici nel degrado in Viale Roosevelt, vicino la villa comunale a Sulmona. I cittadini denunciano per l'ennesima volta la situazione di precarietà che è arrivata ormai ai limiti della sopportazione. Nella struttura c'è carenza di funzionamento che costringe l'addetta alla manutenzione Gianna Pagano ad andare oltre le 4 ore lavorative giornaliere, perché bagni in quelle condizioni non possono essere lasciati incustoditi. Le inefficienze si notano già all'esterno, dove non c'è più la fontana che una mattina è stata trovata praticamente spaccata. All'interno il bagno delle donne è fuori servizio e costringe ad utilizzare solo quello degli uomini, dove però c'è lo specchio rotto e l'acqua esce solo da uno dei due lavandini. Qui viene un'altra persona, non può lavarsi le mani. Questo vetro è stato rotto dalla parte degli uomini. Essendo rotto questo, ho dovuto rimpiazzare il vetro dall'altro lato. Per non parlare del bagno dei disabili, dove la tazza del water si è ormai quasi smontata e non rimane ferma. Qui mi vengono dei ragazzi disabili, guarda, è vergognoso a dirlo, che mi fanno solo pena. Purtroppo il problema dei disabili è la prima cosa che dovrebbe andare a funzionare. Questo è l'altro bagno che ho chiuso,
perché non, c'è una radice all'interno della parte dietro e praticamente mi ostruisce la, la discesa dell'acqua. Ed è saltato. Ogni giorno ne trovo uno, due, tre, se ne sono saltati tutti quanti, sono saltati i mosaici, guarda. Un po' sarà l'umidità, ma... Sono diverse le proteste, principalmente da parte degli utenti della villa comunale che non possono fruire di bagni adeguati. Viene fatto appello alla nuova amministrazione comunale affinché ponga rimedio al più presto, perché non sarebbe un bel biglietto da visita accogliere i turisti che giungeranno in città per le varie manifestazioni estive e per la giostra cavalleresca. Se c'è stato fatto un bagno, facciamolo funzionare le cose. Io mi auguro che questa amministrazione sia all'altezza di fare tutto, cioè di darci un po' di un contributo, che questo sindaco faccia qualcosa, speriamo, bene. Partecipata alla riunione dei sindaci del centro Abruzzo sul progetto autostradale dell'imprenditore Todo, convocata dal presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis, vediamo qual è la loro posizione in merito. Sindaci del centro Abruzzo a tu per tu con il progetto A24-A25 di Toto, una trentina gli amministratori che si sono confrontati sull'ultima modifica apportata che prevede l'uscita da Cerchio prima di Bussi fra Vittorito e Popoli, mantenendo la bretella Cerchio-Cocullo col tratto da Cocullo a Pratola che verrebbe demolito e quello verso Vittorito che prevede una nuova uscita fra Castelvecchio e Casteldieri. Sostiene fronte del no il neosindaco di Cocullo Sandro Chiocchio, che suggerisce di riflettere sulla sicurezza. I primi cittadini della Valle Subequana sottolineano invece i pro del progetto, guadagnando un nuovo casello, e gli altri, fra Valle del Sagittario, Valle Pelini e Alto Sangro, si concentrano solo sui contro. Fra questi, più diffusi sono quelli ambientali e di sicurezza, legati alla necessità di rifare i piloni sul viadotto di Cocullo che raggiungono verso Torno in Parte i 1100 metri. Le neosindache di Prezza, Marianna Scoccia, e Sulmona, Anna Maria Casini, rivendicano la partecipazione dei rappresentanti istituzionali ai vari livelli e maggiore documentazione sul progetto. Da sindaco di Roccaraso parte un invito ad agire in fretta in maniera univoca per un progetto già in fase preliminare. Invoca unità di intenti il sindaco di Pratola e presidente della provincia Antonio De Crescentis, che ha convocato la partecipata riunione. E questo è il giorno della maturità per gli studenti Pelini. La prima prova è andata fra le tracce eco e il suffragio universale. Vediamo tutto nel servizio. Volti sollevati e appagati per aver superato uno dei primi ostacoli della vita, mani sudate dopo 6 ore di prova, sorrisi appena accennati, un po' di preoccupazione per le prossime tappe. Questa è la fotografia che ritrae gli studenti Pelini al termine della prima prova di maturità. Dopo la lunghissima attesa della notte prima degli esami, cantare da venditti e fatta propria da ogni generazione, il giorno fatidico è arrivato. Sono rimasti spiazzati dalle tracce proposte dal Ministero ai maturandi del liceo scientifico. Alcune scontate, altre superficiali, commenta una studentessa del Fermi. Credo sia andata bene, aspettiamo i risultati, incalzano altri studenti. Prima siamo abbastanza soddisfatti, diciamo, le tracce ci hanno spiazzato un po' perché l'analisi del testo era su eco e tutti la davano per scontata, mentre le altre erano molto disorientanti, molto già abbastanza generiche, diciamo. Cioè siamo cavata bene. Purtroppo non è finita, gli ostacoli più grandi forse devono ancora venire. Certo, domani abbiamo subito la prova di matematica, che è la più temuta, speriamo bene. Esprimo, guarda, è andata non... Cioè, un po' spiazzati? Sì, tracce un po' superficiali e scontate, che traevano un po' in inganno, quindi... L'argomentazione può essere di qualità, questo non si sa. Si spera, più che altro, quindi non so, aspettiamo i risultati e prepariamoci per domani alla seconda prova. Siamo abbastanza bene, almeno per me, dopo vediamo gli altri. A te? Le tracce non mi hanno ispirato tanto, ho fatto il saggio breve sul rapporto padre-figlio nella letteratura del Novecento, l'analisi del testo è uscito Umberto Eco, no? Troppo scontato, tant'è che neanche nessuno l'ha ripassato, per la troppo scontata, esagerata scontatezza. È andata bene, tutto sommato possiamo dire che è andata bene. È andata come ci aspettavamo. Fuori liceo artistico Mazzara a parlare sono i maturandi del classico, più soddisfatti per la fattibilità della prima prova. Le tracce si potevano fare, ora guardiamo avanti alla prova di domani, possiamo cominciare a pregare, rilevano con ironia. Sembra bene, speriamo.
Ci hanno detto tracce completamente inaspettate. Beh, così. Sì, non ce l'aspettavamo, ci aspettavamo tutte altre tracce, poi abbiamo trovato un po' tracce di ambito scientifico, tracce magari che riguardano il paesaggio, un testo che non avevamo fatto. Ma come sono state, superficiali o sono fattibili, insomma? No, fattibili, alla fine si potevano fare. Domani, la prova più temuta? Domani iniziano le preghiere, domani inizieremo a pregare. Sì, la prova più temuta. Come è andata lei la prima prova? Abbastanza bene, ho fatto un tema che riguardava un ambito tecnico-scientifico e l'uomo con rapporto, diciamo, con l'avventura nello spazio, e discretamente è andata. Fra le tracce della prima prova è Umberto Eco sulle funzioni della letteratura, il PIL per il saggio in ambito economico, il rapporto padre-figlio per il saggio in ambito artistico, il suffragio universale per il tema storico, una riflessione sui confini a partire da un testo allegato per l'attualità, l'avventura dell'uomo nello spazio per il saggio breve tecnico-scientifico. Domani sarà la volta della seconda prova, molto temuta dagli studenti. Lunedì 27 giugno la terza prova, poi gli orali e dopodiché finalmente sarà vacanza. E intanto esplode la festa al Parco Fluviale Augusto D'Aolio. Circa 500 ragazzi dall'Abruzzo e dalle Marche a Sulmona per la festa del Movimento Salesiano. Vediamo tutto. Circa 500 giovani hanno affollato stamane il Parco Fluviale Augusto D'Aolio per la festa estate, la manifestazione che chiama a raccolta tutti gli oratori salesiani presenti in Abruzzo e nelle Marche. Una vera esplosione di gioia e di colori che ha rivitalizzato uno dei luoghi di aggregazione giovanile e sociale della città, il Polmone Verde. Sulmona oggi è stata la capitale del sano divertimento. Tantissimi ragazzi, gli animatori accorsi nella patria di Ovidio, da Ancona, L'Aquila, Vasto, Civitanova Marche e Macerata. Questo momento nasce per far incontrare gli oratori salesiani in una grande festa, spiega Damiano Grossi, organizzatore dell'Allegra Kermesse. Il senso di questa manifestazione è quello di incontrarsi tutti gli oratori di Abruzzo e Marche per passare una giornata insieme e per ricordarci che comunque siamo un'unica grande famiglia, quella che è la famiglia salesiana, rappresentata nell'MGS, nel Movimento Giovanile Salesiano. Siamo qui noi oratori di Sulmona come organizzatori, poi ci sono gli oratori di Ancona, di L'Aquila, di Civitanova, di Macerata e di Vasto, per un totale di circa 500 persone e pronti ad affrontare una giornata di divertimento e di giochi. Il giovane ha ricordato il ruolo dell'oratorio salesiano in città, che si occupa prevalentemente dei giovani che non sanno cosa fare e dove andare. Il nostro compito è quello di dare un'alternativa a quelle forme di divertimento che non sono sane, aggiunge Grossi. I salesiani nella città rivestono quel ruolo che è particolarmente attento alla cura dei giovani. Quei giovani che spesso sono persi in città, non sanno dove andare, non sanno cosa fare e trovano dei sostituti in divertimenti non sani, quindi che possono essere alcol, droghe. L'oratorio si pone l'obiettivo proprio di dare un'alternativa a questi giovani. Quella di questa mattina al Parco Fluviale è un'altra festa da incorniciare per una città talvolta restia alle novità e al cambiamento. Ora parliamo dell'Inner Wheel, perché la presidente uscente Chiara Buccini passa il testimone a Rosanna D'Aurelio. Promozione culturale, tutela delle fasce più deboli della popolazione, valorizzazione delle ricchezze del territorio, questa è l'essenza dei miei due mandati consecutivi alla guida dell'Inner Wheel Club di Sulmona e quanto afferma Chiara Buccini, presidente uscente del sodalizio. Nei mesi scorsi si è svolta la cerimonia per il passaggio di consegne e la presidenza del club è stata eletta Rosanna D'Aurelio, che entrerà in carica il 1° luglio prossimo. La cerimonia si è svolta ad Anversa degli Abruzzi e ha visto la partecipazione anche di rappresentanti del Rotary Club Sulmona. La mattina è stata dedicata alla passeggiata letteraria a cura di Naturarte, Associazione Guide Turistiche d'Abruzzo, un itinerario tra gli angoli più suggestivi di Anversa degli Abruzzi, guidati da attori e musicisti che hanno interpretato i brani salienti della tragedia La fiaccola sotto il moggio di Gabriele D'Annunzio, ambientata proprio nella località montana. La giornata si è conclusa nell'agriturismo La Porta dei Parchi, tra natura, cultura e prodotti tipici, con Nunzio Marcelli e Emanuela Cozzi.
Quest'anno sociale, ha ripreso la Presidente uscente, è stato caratterizzato da importanti iniziative come l'adesione al progetto Adotta una classe del Comune di Prato La Peligna, che potrà acquistare arredi antisismici per il nuovo polo scolastico, la mostra di artigianato che ha visto la partecipazione di oltre 50 artigiane provenienti da tutto l'Abruzzo e tante altre iniziative in linea con i principi dell'Inner Wheel. È stata un'esperienza importante e significativa anche grazie al confronto con gli altri club italiani e stranieri. La Presidente uscente Buccini parteciperà come delegata al Comitato del Distretto 209 Italia, l'assemblea in programma dal 24 al 26 giugno a Spoleto, dove sarà anche ospite alla cerimonia inaugurale del Festival del Due Mondi. Chiudiamo con lo sport parlando della Sulmonese Ofena, perché è stata presentata alla FIGC la documentazione per la fusione. Ci fa il punto della situazione Domenico Berlingeri. Ora ufficiale, con l'invio della documentazione alla FIGC avvenuta ieri, è stata formalizzata la fusione tra la neopromossa in promozione Real Ofena e la società del settore giovanile della Sulmonese. Resta confermato quello che era stato anticipato dalla nostra emittente dopo l'accordo siglato tra le parti lo scorso 13 giugno. Tempo una settimana per definire gli ultimi dettagli e giungere alla presentazione della domanda di iscrizione della fusione, avvenuta con 2 giorni d'anticipo rispetto alla scadenza del 23 giugno. La nuova realtà si chiama Sulmonese Ofena e giocherà a Sulmona le gare del prossimo campionato di promozione. Presidente l'imprenditore Pier Giorgio Schiavo, vice Flavio Moscetti, con l'incarico anche di direttore generale. A rappresentare Ofena ci sarà in prima fila Gianni Dell'Orso nel ruolo di presidente onorario. Confermato l'allenatore della scalata in promozione del Real Ofena, Tiziano D'Ortenzio, che per l'allestimento della squadra lavorerà insieme al direttore sportivo Valdo Lerza. I protagonisti di questa nuova avventura hanno stilato un progetto che interessa anche il settore giovanile, con l'unione tra Olimpia Cedas Sulmonese e di fuoriusciti dalla Pro Sulmona, 3 staff tecnici che lavoreranno in sinergia sotto il nome dell'Olimpia Cedas, che in questo modo non perderà i titoli regionali. Presidente del settore giovanile Ivan Gianmarco, vice Mauro Incorvati. Insieme raggrupperanno un nutrito movimento di circa 500 bambini. Come sapete, fra poco l'ultima dell'Italia al girone degli europei e dunque salta questa sera l'appuntamento settimanale con la rubrica sociale Un Occhio per Tutti, eccezionalmente viene spostato a domani sera sempre alle 21.30. Ebbene, il telegiornale finisce qui, la prossima edizione domani alle 13.30. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi lascio la buona serata, arrivederci. Temperature in graduale aumento ma con possibili annuvolamenti sulla nostra regione, dove ci sono condizioni di cielo poco nuvoloso con banchi di nebbia nelle valli interne dell'Aquilano. Possibili addensamenti sulle zone montuose ma non si prevedono fenomeni di rilievo, mentre un graduale aumento della nuvolosità è previsto nella giornata di domani. Temperature in aumento, specie nei valori massimi. Venti orientali lungo la fascia costiera, occidentali altrove. Mare generalmente quasi calmo o poco mosso, con moto ondoso in lieve aumento.